Ben ritrovati in studio con la pagina sportiva che dedichiamo interamente al calcio, in particolar modo alla Pro Patria. Lasciamo dunque subito spazio al collega Filippo Brusa. Vi auguro buona settimana, non dagli studi di Biancorossi News, come è dopo. Aspetta, faccio un attimo. Vi auguro buona settimana, non dagli studi di Biancorossi News, come è consuetudine, ma dallo studio di Biancoblu, perché la Pro Patria, domenica, ieri, ha debuttato ufficialmente in Coppa Italia battendo il Matelica 1-0 con un gol di Edoardo Defendi e ha così conquistato l'accesso al secondo turno di Coppa Italia che la Pro Patria giocherà domenica 11 agosto allo stadio Alberto Picco di La Spezia, appunto contro lo Spezia. La vincente di questa partita, della partita appunto Spezia-Pro Patria, accederà al turno successivo di Coppa Italia e giocherà contro il Sassuolo. Ma torniamo alla partita che ieri ha visto vincere la Pro Patria 1-0, gol di Defendi, subentrato nella ripresa, al 12° della ripresa, e Defendi poi, ex del Cuneo, ha segnato al 27° del secondo tempo. Appunto il gol della vittoria contro il Matelica, squadra di Serie D, allenata da Pierfrancesco Battistini. Ricordiamo che allo stadio Carlo Speroni di Busto c'era un discreto pubblico, erano più di 600 le persone presenti per questo debutto ufficiale della Pro. La squadra di Ivan Javorčić ha ben impressionato, anche se dovrà oliare ancora i meccanismi. Per noi c'era allo stadio Carlo Speroni di Busto, c'era Mauro Gritti che è l'anima della trasmissione Bianco-Blu, la trasmissione autogestita dei tifosi che va in onda alle 23 del venerdì, e Mauro Gritti ha raccolto il parere di alcuni tifosi e di alcuni illustri spettatori che vedrete fra poco. Io vi do l'appuntamento alla prossima puntata della nostra finestra del lunedì e per ora vi lascio in compagnia appunto dei tifosi della Pro Patria che sono stati intervistati da Mauro Gritti. Arrivederci. Allora, siamo con due colonne della Pro Patria, un ex giocatore, Pippo Taglioretti, giusto? Ho detto giusto? Perché io sono giovane e purtroppo non ti ho visto giocare. E poi con Ottavio Tognola, grande giornalista della Pro da sempre. Per questa stagione cosa pensate di questa squadra? Pippo. Io penso bene. Spero che il mio pensiero dopo sia trasmesso in campo e riescono a fare quello che omette io, cioè salire la categoria, perché adesso sono 50 anni e è ora di cambiare categoria, no? Speriamo. Ottavio. Politica giusta è quella di puntare sui giovani e sulla rivitalizzazione di qualche giocatore che ha già fatto la Serie C. L'entusiasmo c'è, sono felicissimo dalla riconferma sia di Turotti che di Ivanovic da parte della presidentessa. Un lungo cammino, sono convinto che lavorando con i giovani Ivanovic farà un buon lavoro anche quest'anno. Perfetto, allora ci godiamo la partita, la prima di Coppa Italia col Matelica. Dimmi un tuo parere su questa partita innanzitutto. No, una bella squadra, hanno giocato per il primo tempo quasi tutti i nostri giocatori che avevamo anche l'anno scorso, comunque i nuovi poi nel secondo tempo hanno dimostrato di essere all'altezza. Visto anche una buona squadra avversaria, in ogni caso noi siamo già in palla e adesso vedremo la prossima alla Spezia cosa dimostrerà la nostra squadra. Ora siamo al termine della Pro Patria, di Pro Patria Matelica, 1-0 per la Pro Patria, due super tifosi, un ex segretaria tra l'altro della Pro Patria, Barbara Crespi, e poi un volto conosciuto allo stadio Carlo Speroni, Beppe Marcora. Ditemi come è andata oggi, dai. Grande vittoria. Va bene, grande vittoria della Pro, dopo anni sono ritornata allo stadio e mi ha fatto veramente piacere, sono molto contenta di questa vittoria, forza ragazzi. Beppe. Ottima prestazione considerando anche la fase di preparazione, grande Tornaghi che ha salvato il risultato in un minuto in due occasioni, la squadra l'ho vista già comunque pimpante, manca forse qualcosa davanti, un elemento d'esperienza, ma ho visto un'ottima squadra, un'ottima Pro Patria. Grazie ragazzi, alla prossima. Anche con la pagina sportiva abbiamo dunque terminato, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento insieme a Rete 55. Grazie, arrivederci.